Bentornati nel decimo episodio della LocoCraft. Come potete notare, ho modificato un po' casa perché ho fatto un bellissimo, come una mansarda, diciamo, un sottotetto. Qua non c'è ancora il vetro, però non importa perché qua voglio andare a fare la nostra futura enchanting table. Però io mi sono accorto di una cosa, cioè dico, va bene fare l'enchanting table, ma come faccio a incantarmi senza livelli? Non posso, è impossibile ed è anche notte. Oltre a far questo, ho anche spostato lì il nostro bellissimo la Waystone, per fare un punto un po' centrale, diciamo, tra le coltivazioni, tra la casa e tutto. Ho anche fatto un piccolo altare, molto molto carino, devo dire. Poi ho cambiato il nome, anche quello l'ho chiamato villaggio base, e i villager non mi hanno odiato, per fortuna. Prima c'era un tizio che mi voleva un po' morto, se non sbaglio. Era qua in giro da qualche parte, però se se n'è andato, meglio così. Procione, eri tu che hai fatto il suo suono? Non ditemi che l'ho sentito solamente io, vi prego. Non sono pazzo. È davvero un suono inquietante. Ma dov'era? Vabbè, noi freghiamoci al momento. Dobbiamo tornare in miniera. Perché io mi ricordo che negli scorsi video, quando stavo scavando, avevo visto un nome in una zona un po' particolare. Voglio scavare lì vicino e cercare qualcosa. Perché, siccome potrebbe essere una specie di dungeon o qualcosa del genere, non ne sono sicuro. Però cercare non nuoce, ovviamente. Io ho preso un po' di oggetti, mi sono pronto all'avventura, andiamo. Teoricamente devo entrare qua, giusto? Esattamente. Ok, avevo visto esattamente questo bro che mi è appena passato avanti, però era di sopra, non era qua sotto. Ciao. Ah, sono un po' tanti in questo momento, non vorrei... Ah, non fa male, sono fortissimo. Sono diventato fortissimo, ragazzi. No, però ha tanta vita, effettivamente. Allora, lì c'è il mio amico. Ah, lui è sempre lì, quello, il goblin. Quello ha tanta vita, ok? Per fortuna ho preparato anche un bel po' di pane che ho rubato dal villager. Non l'ho rubato, l'ho preso in prestito, quindi non mi odiano. Che mi lancia pozioni? Mi sta lanciando tipo delle gemme. Cosa sono ste robe? Tu chi sei? Uno scheletro azzurro. Oh! Ma possono essere così forti questi mob, ragazzi? C'è stanno combattendo tra di loro. Quanto godo combattendo tra di loro. Ma che figata sti mob che lanciano delle gemme fuori al terreno. Però sono anche loro abbastanza forti, effettivamente. Siamo attenti, perché non combatto più tra di loro? Dovete combattere tra di voi, amici. Vai, bravo, bravo, attacca, attacca, attacca. Bravissimo, tu attacca lui, io attacco quest'altro invece. Ok. Se si sta arrabbiando il tizio, aiuto. Io devo allearmi con il gemmo coso. Ai, 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 ai. Oddio, c'è una spada volante. C'è un tizio invisibile con una spada, cos'è? No, si è abbassato, adesso sputa. Perché c'è un tizio con una spada che sta camminando invisibile? Cosa sto vedendo? Devo fare in modo che quelli si attacchino a vicenda. Ok, ho recuperato un po' di vita, prendi questo. E questo. Dai, posso farcela, resisto. No, 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 un cuore. No, dai, non è possibile, non è possibile. Sempre così finisce, sempre così. Nonostante io faccia di tutto, sono comunque troppo debole per loro. Sei ancora qua. Devi sparire, mi hai stancato. Basta, via. No, 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 no. Aiuto, cosa è successo? È esploso? Tu devi morire. Ok, perfetto, finalmente. Anche tu adesso vuoi morire? Poi c'è la mia vista. Bene. Sono morto un'altra volta e ho perso altri livelli, ragazzi. Cioè io, boh, non posso fare livelli a quanto pare. Se farmo dei livelli li perdo subito, è inutile. Oddio, c'è la cucaraccia di Nico. Per chi segue la vita sull'isola sa di cosa sto parlando. No, qua c'era anche il mio amico goblin un secondo fa. Dove è andato il mio amico goblin? Avevo dei oggetti a scambiare, li ho portati apposta. Era sempre qua il mio amico goblin. Vabbè, se n'è andato, tornerà. Ricordo che quello che stavo cercando, il nome della persona, era tipo in questa zona. Quindi quasi quasi scaverei un pochettino qua in giro per capire meglio cosa c'era esattamente qua. Non so se in questo momento forse sono troppo in basso, forse devo alzarmi un pochettino. Eccolo, è ancora lì il nome. È ancora lì. Non riesco a leggerlo però. Il nome lì, quindi dobbiamo alzarci, ragazzi. Abbiamo trovato. Effettivamente qua c'è qualcosa. Interessante. Niente, ho rotto il primo piccone di già. Lui è esattamente qua sopra. Arag the Lurker. Forse potrebbe essere un cacciatore, sapete. Lui potrebbe essere effettivamente un cacciatore. Non sono sicuro e non so neanche se è buono o cattivo. Ok, ragazzi, c'è qua. Mossisto un brick. Forse abbiamo trovato un dungeon. Abbiamo trovato un dungeon, ragazzi. Oddio, cos'è? È tipo un mineshaft. Che figo. Aspetta, voglio fare la cosa di ritorno. Perfetto. Che figo, un mineshaft. Questo cos'è? Zinco. Mi sono spaventato per un attimo. Penso fosse diamante. Però effettivamente sono un po' in alto per i diamanti.
Raga, ma che figata è questo mineshaft? Da qua c'è fornace con tantissimo coal, crafting table e barrel. Buonissimo, abbiamo delle rope, una mela d'oro, i seed non penso che mi servano sinceramente. Il riso neanche, tutte queste cose non penso che mi servano al momento perlomeno. Ragazzi, dobbiamo esplorarlo assolutamente tutto. Iniziamo a sistemarci di nuovo l'inventario che... No, non così magari. È molto disorganizzato in questo momento. Ok, così va già meglio, perfetto. Abbiamo altre cose. Abbiamo un altro barrel, vediamo. Abbiamo anche delle glowberries, interessante. Power drill, non mi servono queste robe. Continuiamo ad andare avanti, però siamo sempre allerta. Dove cavolo era il mio amico con nome? Devo trovarlo assolutamente. Qua non c'è niente, ci sono cose un po'... Ok, non è sangue, è solamente un po' di ruggine, giusto? Lo spero. Qua c'è un altro barrel. Ah! Rende tutte le facce infinite, che figata! Questo è piazzato? Come questo è piazzato? Oddio! Ma che bello, non lo sapevo sta roba! Lo metto sull'arco questo, in teoria sì, è come Infinity. Qua c'è un Minecraft con chest, ok. Ehi, attenzione! Tantissimo oro, un'altra gemma. Io voglio capire queste gemme cosa fanno, che non l'ho ancora capito sinceramente. Tutto il resto è inutile. Eh dai, sta facendo un bel bottino oggi, dai! E non so se è collegato al tizio col nome questa roba. Non penso, sapete. Dobbiamo andare avanti. Qua c'è una perdita. Volevo trovare qualcosa di molto interessante, ragazzi. Però qua non c'è niente, qua c'è solamente il coal. Allora, il nome è lì e lo vedo. Qua posso salire, effettivamente. Saliamo un attimo, qua c'è sempre lo zinco. C'è un'altra strada qua o è chiuso? E forse c'è un'altra strada. Dobbiamo andare avanti. Sempre zinco. Ah, è chiuso, guarda, mi trollano. Allora, il nome è esattamente qua sopra. Io da qua posso arrivarci in teoria, giusto? Da qua è dove sono arrivato io. Devo salire qua e basta, ok? Si può salire, ok. Andiamo di qua. Esattamente qui, oddio, c'è una strega. Ma è la nostra camicia più forte delle altre questa. Siamo comunque attenti, picchiamola. Non è una strega, cos'è? Sì, è una strega, però è stranissima. No, devo recuperare la stamina, ok. Non le faccio danno, raga, è fortissima. Ho la mia tecnica, io non preoccuparti. Niente, non prende... No, è forte, non posso fare niente contro questa. È troppo forte. Meglio chiuderla, meglio seppellirla. Aia. Un attimo che ti devo seppellire. Grazie mille, arrivederci. A posto. Oddio, qua c'è un coso stranissimo. Non è il momento di attaccarmi adesso. Non è il momento effettivamente di attaccarmi. Qua c'è un ragno velenoso. Dai che ho già pochissima vita, cavolo. Come ha fatto ad arrivare qua? No, ragazzi, sei tippato. No. È troppo forte per me. L'avevo rinchiuso, come ho fatto ad arrivare qua? La prima un'altra volta. Si tippa sto coso. Qua c'è una porta. Niente, ah! Tu brucia, devi bruciare te. No. Non posso muovermi, un vampiro mi ha ucciso. Perché c'è un creeper super caricato lì? Cos'è sta roba? Allora, quasi quasi la miniera è il posto più sicuro al momento. Arrivederci. Dai, mi sta seguendo anche un mini zombie. Ma comunque vi giuro, i mob di questo mondo sono troppo forti. Non hanno... Cioè, io... Vi rendete conto che io a quella strega non gli facevo neanche danno? Come faccio a uccidersi se non posso fargli neanche danno? E non è che sono... Non è che ho un'arma del cavolo, una spada in diamante comunque. Vuol dire che proprio mi manca qualcosa. Poi anche il vampiro, non potevo più colpirlo, ero immobilizzato. Ma io, Arag degli Urker, non l'ho ancora trovato, dove cavolo è? Secondo me dobbiamo tornare e prendere tutte le mie robe. Dove cavolo ero passato? Allora, qua c'è il mio cadavere, ok? Riprendiamoci la lava, evitiamo di morire dal fuoco per un'altra volta, grazie. Il mio cadavere sta bruciando. Ok, backpack ripreso. Qua c'è una porta molto sospetta. Ho posto fuoco tutto? Risolto. Lì c'è la strega. Qua c'era un secondo fa, Arag degli Urker, dove cavolo è? Era qui un secondo fa, l'ho visto. C'era il suo nome. Ma cosa vuoi te dalla mia vita? Oddio! No, chi è? No, cos'è? È lui Arag degli Urker? Non penso! Fa malissimo! Non penso sia lui, ragazzi! È lui! È lui davvero! È un ragno! Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Non si vede niente qua. Prova un attimo questa porta. Arag degli Urker, è davvero un ragno! Oddio! No, c'è un mob spawner! No, sono immobilizzato! Cioè, Arag degli Urker è un cavolo di ragno, piccolissimo, uno stronzetto, però è più forte di mia nonna. Mi devo portare a letto per forza, se no continuo ad andare avanti e indietro per niente. Cos'è sta roba invece? Modder la tascia dei Dragonsborn. Ma che cavolo sono queste robe allora? Un po' di abbiamo messo qua. Mettiamo anche un po' di torce per sicurezza, grazie. Prego no, vi prego no, dai. Già devo affrontare Arag degli Urker.
cavolo, erano le mie robe, erano di qua, sì, eccolo. E qua, ancora qua, Arak. Eccolo qua. È lui, non è, ma è lui, è lui. Sì, è lui per forza, cioè è lui, esatto. Ci si è recuperato anche la vita, ci rendiamo conto? Ha esploso al tiranni! Lava, lava, lava. Con lui lava, per forza. Ok, con lui lava funziona, per fortuna. Più lava, benissimo. Ho ucciso Ark degli Urker, non ci credo. Non mi ha dato niente di interessante, però uno schifo mi ha dato. Cioè, ha dato solamente fuoco a tutto. E basta, inutilmente. Qua c'è un mob spawner, però. Di zombie villager? Ah. Scusi, potete farci una farm qua. L'Elder Boots of the Ocean, cosa fanno? Niente. Non capisco questi of the Ocean, Iron Forge, cosa vogliono dire. Quindi quasi quasi... Questo è un anvil, oddio. Questa prendo subito. Senza pensarci due volte, anche su Smithing Table. Prendo tutto io. La questo innanzitutto lo stop un secondo. Però è interessante avere un mob spawner qua sotto. Potete farci cose belle. Da qua c'è ancora la strega maledetta. No, mi ha preso di nuovo. Non ci credo. Ok, è durato pochissimo. Qua non mi sembra ci sia nient'altro. Però qua invece c'era un'altra. Questo una volta forse era un mob spawner. Però non c'è mob spawner. Ok. Un incantesimo. Che non ho ancora capito come funzionano. Oddio, Violent Uchigatana. È più forte della mia spada. Cioè, ho proprio il podero, ma che bello. Ok, interessante. Molto interessante, sento rumori strani. Prima qua c'era un nome in verde. Cos'era? Questo è il nome in verde, non penso. Adesso non vedete assolutamente niente. Oh, ok, ne sembra interessante come spada. Cos'è sta roba? C'è uno zombie lì impiccato. Guarda quello che c'è scritto. Aspetta, sto provando a capire come funziona questa spada. Se non la uso per 5 secondi, l'attacco dopo è più forte in teoria. Sembra effettivamente che sia vero. Cioè, penso di aver capito giusto. Forse non ho capito niente. Tu cosa ci fai là? Ok. Mi piace come spada questa, ragazzi. Mi piace tantissimo. Una sella, ok. Finalmente abbiamo una sella. Vuol dire che possiamo avere un cavallo, qualcosa. Armato di un diamante, ma c'è. Ah! Oh! Oddio! Oddio, 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 che paura. È vero che ci sono le ceste trappola. C'è anche lo scudo. Ah! Ah, ok, con calma. Niente, no, no, no. Di nuovo una moto maledetta mi ha ucciso. Sono ucciso per un... Sono morto un'altra volta da un'armatura. E adesso chi è Karen? Sono morto qua, no? Dov'è che sono morto? Oddio, ero morto qua, esatto. Mamma mia. No, è fortissimo. È la cosa più forte della storia di Minecraft. Non ho blocchi per chiuderlo. Dov'è il mio backpack? Eccolo qua. Ok, chiudiamolo un attimo. Dobbiamo fare mente locale. Ho perso anche l'elmetto. Ma questi anelli che io ho fanno qualcosa o no? Ah, questo devo tenerlo in questa mano. Io ho delle frecce, giusto, da qualche parte. Ne ho 26, benissimo. Dov'è l'armatura che l'ammazzo adesso? La demolisco proprio. Facciamo così, così non può uscire. Ma io posso vederla. Ah, ah, ah. Ha lo scudo. È intelligente. Vieni qua, prendi questo. Prendi questo e questo. Ok. Allontaniamoci un attimo. Quanta vita avrà ancora? Ok, poca vita. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non ci credo. Mamma mia, che parto. Ho lanciato una freccia per sbaglio. La siamo morti ancora troppe volte. E adesso c'è lì un altro. C'è lì un altro, ragazzi. Ma perché io affronto queste cose? Bucket. Una Mar de Rose Iron Axe. Ok. Non so cosa voglio dire, sinceramente. Io volevo solamente esplorare un dungeon in tranquillità. Invece sono morto 50 volte. Prima da una strega, poi da un ragno. Poi da un'armatura maledetta. Adesso io come un pirla ovviamente sto per andare a affrontare anche... Ah, è lui Karen. Davvero lui Karen? Ma Karen, sei tu? Ah, sono venuto da solo. Idiota! Prendi questo. Deve morire. Adesso posso ucciderlo. Sono forte. So che posso farcela. Sono forte anch'io. Recuperiamo un po' di stamina. Ma lui si recupera tutta la vita in un secondo. Non vedo la vita. Non riesco a vederla. Non so se sto facendo male oppure no. La Madonna! Che pozione il cavolo era? Guarda, continua a recuperare tutta la vita e non so cosa fare, è troppo forte. Lui mi avvelena, poi mi lancia pozioni, si recupera la vita. Ma è immediatamente immortale sto tizio. Continua a curarsi, poi mi lancia pozioni, fa malissimo. Come faccio a affrontarlo? Non lo affronto, basta, me ne vado. Come ho fatto? Come sono morto? Come sono morto? Va bene tutto, ma questo è davvero troppo, ragazzi. Tutto ciò è troppo. Io me ne voglio assolutamente andare a questo posto e non tornarci mai più. Era questa zona giusta? Non mi ricordo. Sì, era di qua. Vabbè,
Addio, basta, basta, non me ne frega più niente. Anche con questa katana, che, non so, è figa. Ma vedete, io aspetto 5 secondi adesso. Il primo colpo sarà più forte. Ok, sì, ho capito come funziona. Però fa comunque cagare, perché sono morto troppe volte. Allora, ne ho trovati tantissimi davanti. Mi metterò un po' off camera a cercarli, così nel prossimo video potremo farci l'armatura full diamante e incantarci per bene tutto, sperando che basti a diventare più forti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani con un bellissimo video. Grazie per essere stati. Un saluto da Loco. Ciao a tutti.